Garofani, signore, garofani, compra un garofano per la signora. Un garofano ed è tua. Ci stai? Ok. Ehi, sembra quasi vero. Ma il garofano non lo prendi? Mi sono già servito da solo, grazie. Buonasera, te l'ho detto. Un Fernet Branca e due whisky per il tavolo numero 5. Che allegria. A Milano la gente lavora ed è sempre andata a letto presto. Figuriamoci adesso che bisogna fare economia. Latte e champagne. Una strana mistura. Posso chiederle chi gliel'ha consigliata? Quell'amico di Varese. Ah, capisco. Nella toilette c'è una porta che nasconde un ascensore. Scendo un piano. Può andare. La toilette è là in fondo. Buonasera. Il monaco non fa l'abito. Vorrà dire l'abito non fa il monaco. Ah già, sì. Beh, insomma, quella roba là. Posso entrare? Per questa volta. Si accomodi. Grazie. Roba fina, eh? Quale gioco preferisce? Poker? Io mi diverto solo col poker. Bene, ci sono diversi tavoli. Ne troverà senz'altro qualcuno di suo gradimento. Grazie. Prego, signore. Grazie. Passo. 50.000. 100.000. 200.000. Vedo. Titanici. Anch'io. Sì, ma mi dispiace per lei, il mio è quel 10 in fuori. Serata nera. Beh, per questa sera basta, mi ritiro. E forse domani c'è pure la tributaria. Buonanotte. Buonanotte. Posso? Ma certo. Ci manca il quarto. Però devo avvertirla che rilancio il libero e il chip è da 10.000, però ci sono altri tavoli. Ma no, come si dice, un bel gioco dura poco, o la va o la spacca. Ah, ben detto, o la va o la spacca. 10.000 d'invito. Porca vacca. Apre o no? Con tutte queste donne l'unica cosa che posso aprire è un casino. Ma che cosa fa, scusi? Ma lei non sa proprio giocare. Questo è un poker di donne, no? E con un punto così lei ci levava anche la camicia. Ma rifaccia le carte. Ma se non sa giocare vada via, no? Cosa viene a fare qui? Rovinarci il gusto? Ma no, io so giocare, solamente che appena arrivato, zac, ti entra un poker servito. Beh, mi sembrava un po' troppo culo. Le ho detto che qui il rilancio è libero. Non le volgarità. Va bene, ok. Scusate. Non lo faccio più. Lo credo che non lo farà più. Quattro donne, porco mondo. Sarà un anno che non le vedo tutte e quattro insieme. E lei arriva fresco fresco e se le fa scappare di mano come un pollo. Su, svelto. Buono. Altro di cibo. 50. No, passo.
No, passo anch'io. La cosa che mi fa più rudere è che quando faccio il manzo io mi do sempre delle carte di merda. I suoi commenti se li tenga per sé. Gioco. Una carta. Servito. Che chiappe? Ah, già. Niente commenti. Io non gioco, ma voglio vedere se... Si paga appunto per la curiosità di vedere. Gratis non è possibile. Ok, ok. Allora non vedo. Chip. 200. Vedo. Scala al re. Io alla donna. Ha vinto. 50 d'invito. 100 al buio. Mi copro. Al buio. Mi scusi, ma perché non si cerca un altro tavolo, eh? Più adatto a lei. Qui giochiamo sul serio. Non mi dica che non sa che buio significa aprire senza vedere le carte, eh? Sì, ma mica sono scemo io, no? Sento sacchi senza vedere quello che ho in mano. Guarda qua, tutte differenti. Bell'affare avrei fatto, passo passo. Gioco. A volte è meglio se non sia gioco, si può vincere di più. Naturalmente, se uno sa bleffare. Sarà, ma io preferisco aspettare un bel poker d'assi. Allora sì che gioco. Buonasera, signor Presidente. Buonasera, com'è la serata? C'è tutto normale. Al tavolo grande di poker si è seduto un tipo che non ho mai visto e che si è messo a fare il buffone. Alza un po' l'ascolto. Apro di 50. Non basta. 100. Vedo. Anch'io. Va bene, gioco. Ecco l'altro 50. Tre carte. Carte? È servito. Una a me. Anche per me. Parola al servito. Allora. Insomma, si vuole decidere sì o no? Tocca a me. Via, noi vogliamo continuare a giocare, eh? Altre 100. Passo. 2 milioni. No, non gioco. 2 milioni più 10. Più 10.000? No, 2 milioni più 10 milioni. Qui si usa a giocare con i soldi sul tavolo. 160 sono qui. Questo è il libretto d'assegni. E un mucchio di gettoni per quando devo telefonare alla mamma. Morale, mi resta da riempire un assegno di 11.839.000 e... Purtroppo gli assegni si accettano solo da persone conosciute. Ah, peccato. Bisognerebbe avere più fiducia nel prossimo. Dovrebbe garantire per lei qualcuno, ma non vedo chi possa. Beh, se è così, fagli dire di accettare. Chiamatemi il direttore. Il presidente dice di accettare l'assegno, garantisce lui. Ecco qua. Allora, sì o no? Noi vogliamo giocare. Visto. Ma è evidente che bleffa. Bastano? Quattro K. E con il quarto asso, basta? Hai barato, l'hai detto prima che ti sarebbero entrati quattro assi. Va bene, è questa l'usanza del locale? Si dice così quando un cliente vince? Ma no, che sciocchezze. Il signore è stato semplicemente fortunato, però questo tavolo chiude. Mi dispiace per voi, signori. Stava diventando una serata abbastanza simpatica. Mancano i 10 milioni liquidi. Potrà cambiarli alla cassa, l'accompagno. I gettoni sono la mancia per il personale. Buonasera. Due milioni, più tre, più cinque. Due, più tre, più cinque. Pensavo pensassero di più. Niente male però il poker. Buonasera. Buonasera. Altri 10 mazzi, per favore. E le dirò, quel poveraccio aveva ragione. L'assegno era a vuoto. E ho effettivamente barato. Confidenza per confidenza. Questo non sale. Scende di un altro piano. Buonasera. Oh! 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 Oh!
Potreste almeno dire buonasera prima, no? Portatelo qui. Sei fortunato. In questo momento proprio non direi. Sei fortunato perché io da queste parti ci capito assai di rado. E se non ce l'ho io saresti finito in qualche fogna. E invece? E invece finirai dove volevi finire. Come ti chiami? Da dove vieni? Luca Antieri. Bische di periferia. Incensurato. Baro di professione dall'età di 10 anni. Preferisco carte morbide francesi. Come vedi c'è chi ragiona con i piedi, come loro. E c'è invece chi ragiona con le mani, come te. Ti ho visto, sei in gamba. Secondo me sei sprecato per i giri piccoli. Se non mi hai mentito e se è vero che sei incensurato, ti farò dare un tavolo col cipi da 10.000, tanto per cominciare. E poi, se pensi soltanto al gioco, passerai a quello da 100.000 e il 10% delle vincite sarà sempre tuo. E quando perdo? Pago io. Perciò non perderai. Eh già. Ti ho già preparato il tuo 10%, vedi? Ti do fiducia prima ancora di controllare la tua identità. Cerca di sapertela mantenere. Posso sapere perché lavoro? Qui mi chiamano tutti il presidente. Fai così anche tu. Mesdames, messieurs. 24 noirs, père passe. 24, nero, pari passe. Il dimensio, meilleur but ancora. Salve! La gare non perde nessuno. La trasversale semplice e la finale 7-0. Grazie per l'impegno. Grazie, signore. Signore e signori, fate il vostro gioco. Questo è il nostro Luca, che in poche settimane che ci frequenta ha rivelato un gran talento. Sono sicuro, onorevole, che vi divertirete. Onorevole, particolarmente onorato. Lasciamo da parte l'onorevole. Qui si gioca col chip da 100.000. Faccia lei le carte. Eccoci qui! Capolinea! Su, bellezze, scendete! Questa maialona non ne poteva più del peso delle vostre chiappette. Adesso vi faccio vedere la mia due camere, bagno e cucina con vista panoramica. Qui, da lassù si può anche vedere tu. Tiratici un cacchierone, questo era solo il chip. Luca, attento! Ah! Aiuto! Coppia vestita. No, buffone. Tris. Io ho appena una coppia di donne. Tris, sì, ma di stronzi. Non ti preoccupare, Luca, vedrai che non ti darà più fastidio. Il presidente lo ha messo fuori dal giro, per sempre. Non mi preoccupo, ma non vorrei trovarmi la prossima volta con un poker di gorilla sotto casa. La faccenda è chiusa. Tu pensa alle carte, che non sembra una gran serata. Vedi di montarla, eh? D'accordo. Buonasera, signor Luca, atteso al tavolo. Ciao. Oh, buonasera. Oh, finalmente. Buonasera. Vediamo che la fortuna giri un po', finora è stata nera. 50.000, va bene? Alzi.
4, 0, ci stavamo scannando in tre. Però Badamati, pensa, poker di Jack contro colore. Nemmi ha beccato con un full diretto contro un poker di donna. Luca, tocca a te. Non apro. Apro di 100.000. Sì, ci sto. Vedo anch'io. Allora giochi. Di quanto? L'apertura è 100.000. Carte? Servito. Due carte. Una carta. Due carte per me. Prego. 200.000. Vedo. Passo. Che fai, Luca? Vedo. 3-7. Scala al jack. Luca. Luca, sta a te. Io non ho niente. Ma. Le carte stanno a te. No, scusatemi, ma stasera non mi siete in vena. Vi devo 300.000, a domani. Puoi averle tutte, ma quella no. Come la storia della mela. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Puoi mangiarle tutte, ma quella no. L'avrai pur letta la Bibbia. Qui però non ti cacciano solo dal paradiso, qui ti spediscono all'inferno. Quella è l'amica del figlio del presidente. Che presiede a tante belle cose, ma non ai fatti miei privati. La sai quella del coniglio bianco che aveva un ciuffo di peli neri sulla testa? Beh, tutti gli altri conigli lo prendevano in giro. E allora lui mise la testa su un binario sperando che il treno passando gli tagliasse quel ciuffo di peli neri. Me la racconti un'altra volta. Aspetta. Il treno passa. E zac! Gli porta via la testa. Morale, non perdere mai la testa per un ciuffo di peli neri. Tu il ciuffo ce l'hai qua, eh? Portami a casa, Lisander. Ti ho detto di portarmi a casa, subito! Ho sentito, ma il signor Corrado mi ha detto di aspettare finché non esce lui. Meglio che lo aspetti anche lei, signorina. Lo sa come è fatto il signor Corrado. Posso fare qualcosa, signorina? Girare al largo! Che carattere! Ehi, ma che cosa fai? Mi hai ammaccato il parafango. Adesso ti faccio vedere io quello che ti ammacco. Esagerato. Ehi, aspetta! Aspetta un momento! Cosa vuoi? Forza! Dai! Dai, fammi vedere quanto sei forte! Ma così anche col padroncino, ma prendilo per le corna! Ehi, senta! Ma chi lo sa? Le assicuro che non c'è nulla di meglio di una corsa in moto per distendere i nervi. Le ho già detto di girare al largo, no? Io giro al largo, ma prima o poi vengo al sodo. Questione di carattere, no? Per favore, se ne vada, saranno guai per tutti e due. No, se mi seguo. C'è un'altra uscita da questa parte. Mi chiamo Luca, e tu? Maria Luisa, ma tutti mi chiamano Meme. Allora solo per me sarai Maria Luisa. Stringiti forte.
17. Piaget. Ti tratti bene? Ho paura di averti messo in un grosso guaio. Non importa. Ne valeva la pena. Solo che il guaio è più grande di quanto pensi. Tutto è stato più grande e più bello di quanto probabilmente pensi. Devo andare ora. T'accompagno. È meglio di no. Se arrivo a cavallo della tua moto, sarà difficile far credere che ho passato la notte a casa di un'amica. È davvero così importante quel tipo per te? Mi fa vivere bene. E quindi devo stare alle regole. Anche trattarti in quel modo fa parte delle regole. Luca, quello è un tipo che fa sul serio. Anch'io faccio sul serio. Comunque, non voglio crearti altri problemi. Ti accompagnerò in tassi. E ti prometto che mi nasconderò in fondo al sedile. Così non avrai nulla da temere. Io temo che dovrai prestarmi qualcosa di tuo per vestirmi. Ciao. Non mi hai detto se ci rivediamo? No, Luca, non è il momento giusto. Ok, allora ciao e stammi bene. Grazie. È stato molto bello. Schifosamente bello. Ti farò riavere i vestiti. Ecco, brava, i vestiti. Che cosa fai qui? Come sei entrato? Come ti sei permesso di entrare? Esci immediatamente, fuori! Ho detto fuori! Fuori! L'hai fatta lunga, eh? Gli hai lasciato la pelliccia per farti fottere? E anche se fosse? Lo sai che non sta bene approfittare delle cose degli altri. La pelle di quelle bestiole era mia. Come mio quel vaso, come mio tutto qua dentro, come mio tuo corpo! Uno può disporre delle cose sue, delle cose che ha comperato. Spogliala. Spogliala. Dai. No, no. Lasciami! No! Jack, lasciami! No! 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 Lasciami! Lui doverme! È tutta per te. No! Maiale schifoso, porco! Lasciami! Verme, lasciami! No! Jack! No! 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 Può bastare, Lisander. Adesso vattene. Via! Questo per dimostrarti che non sono geloso. Ma mi secca se qualcuno, senza il mio permesso, adopera la mia auto, o il mio rasoio, o la tazza del mio cesso. Lunga, eh? È la sesta. Scusate, rifacciamo le teste. Mi dispiace giocare in cinque? Basterà aggiungere i sei. Prego. Si accomodi. Fish. Giusto un paio di mani, per vedere se sei bravo quanto si dice. Mi dispiace dover pelare il figlio del padrone. Il signor Corrado è molto bravo con le carte. Ah, sì? 50.000 d'invito, allora. Tanto per ben cominciare. Piatto. Passo. Per tre. Passo. Va bene, per tre. No, passo. Carte. Ho tutto quel che mi occorre. Ho sempre ciò che mi serve. Io non ho mai ciò che mi occorre.
ma lo faccio bastare. 1 milione. Vedo. Potrei dirti 4 assi. Ognuno è libero di sprecare il fiato come vuole. Solo che io non spreco soltanto il fiato. Io posso sprecare anche i soldi. Tieni, pagati un'altra puttana. No, ma che fermi, ma che fa? Signori, prego, calma, calma! È stato un equivoco, non è successo niente, signori. Tornate ai vostri tavoli! Non è successo... Signora, la prego, torni al suo tavolo. Non è successo niente. Prego, signori. State calmi. State calmi, tornate ai tavoli, signori. Fermi, ho detto! Prendetelo! Zitto, tu le capiti, chi comanda qui? Qui comanda suo padre, signor Corrado, e non vuole di questi cazzati. Ti senti forte solo quando hai le spalle coperte. Vieni avanti da solo, vieni. E tu sei bravo solo con un mazzo di carte truccate, rischiando i soldi degli altri. Con gente come te, posso giocare senza mani, quando vuoi e come vuoi. Avete sentito lo sbruffone? Allora ci vediamo domani sera, qui, io e te, e senza trucchi. È la prima volta che scoppia una rissa in una delle mie bische. Di chi è la colpa? Di mio figlio. Mi ha provocato, ho dovuto reagire. Risparmiati il fiato, Luca mi ha già dato la sua versione. E tu hai sentito quel baro da 4 soldi prima di ascoltare? Sì, perché di te che mi preoccupo, non di lui. Da quanti anni sono immobilizzato in questa maledetta sedia? Da quando tu eri appena un bambino, ricordi? Eppure anche da qui, anche senza gambe. Io ho mandato avanti la baracca, e non con questa, ma con questo. Le rare volte che ho dovuto usare la violenza, è stato solo per difesa. Se qualcuno ti dà un pugno sul naso, figliolo mio, prova a ridarglielo, se ti riesce, giusto, certo, ma subito, a caldo. Perché poi, poi si ragiona. E la ragione ti deve dire che questo Luca è uno dei migliori giocatori che abbiamo mai avuto. Una miniera d'oro. Per questo devi lasciarlo stare. Mi ha umiliato, di fronte a tutti. Umiliazione, orgoglio. Lascialo stare, ti ripeto. È un ordine. D'altra parte io lo manderò presto in una delle nostre bische di Zurigo, così non l'avrai più tra i piedi. Mandalo dove ti pare, non mi interessa. Ma stasera io lo aspetterò a quel tavolo. Se scendi sul suo terreno... non avrai nessuna rivincita. Posso andare, papà? Pronto? Maria Luisa, sei tu? Pronto? Maria Luisa, pronto? 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 L'avevo detto, è inutile. Devi lasciarla stare. Non la voglio lasciare stare, proprio perché devo lasciarla stare. Rischi grosso. Hai la testa dura, Luca. Tanto dura che non ho paura di metterla sul binario. Comunque, quando il treno della tua storia arriverà, vedrai che io farò in tempo a togliere la mia testa. Io ti sono amico. Luca, il treno per te passa questa sera. Sì, lo so. Ma io, Maria Luisa, quel verme gliela porto via. Mi capisci? Vuoi che ti preparo la smazzata? Niente trucchi stasera. Tu devi solo impedire... che sia lui ad avere le carte truccate. Va bene? Ciao. Ciao.
È pronto. Hai finito di far ballare le carte e di rompere i coglioni? Ai coglioni come te, rompo solo la faccia. Fammi vedere come fai. È cotto. Va bene, tiratelo su. Fatelo rinvenire. Così ti serviranno solo per chiedere le demoni. Ci penso io ad eliminarlo. Lo butto nell'olona con un paio di scarpe di cemento. Ma no, ha un appuntamento con me stanotte. Buttatelo fuori. Nascondete nei manichini la merce e speditela al solito indirizzo. Il presidente ci tiene a essere obbedito. È un vigliacco. Non si farà più vedere. Meglio così. Per lui. Per lui. Bene, signori. Penso sia inutile aspettare. Non avere fretta. Siediti. Cosa ti è successo? Non ti preoccupare. Sono pronto. Un colpo secco. Rilancio libero. Un colpo secco. Rilancio libero. Fate le carte. Sparisci. Buone. Forza, grand'uomo. Tira sulle tue. Te l'avevo detto che avrei giocato senza mani. Io non apro. E tu? €20 milioni per giocare. Visto. E come pagherai? Sono sicuro di vincere. E se perdi? Cosa vuoi che mi giochi? Quella troia di meme. Se vinco te la levi dalla testa. Allora, hai già perso. Ah.
carte. Servito. Una. Parola al servito. 50 milioni per vedere. Vedi o no? Fermo con le carte. Devi solo dire sì o no. Vedo, sbruffone, vedo. 2 a 10. Fermo. Le scopro io. Due jack. Ho vinto. Peccato, non ci sai proprio fare con le donne. Se non ne scartavi una, avresti vinto. Maledetto bastardo. Te la levo io quella puttana dalla testa. Vuoi tenergli compagnia anche tu? Toglietegli le braghe. Fermi! Non hai mai saputo né vincere né perdere, ma questa volta hai perduto per sempre. E anche tu hai perso. Tutto. Occupatevi di lui. $70 milioni. Ce l'hai da pagare di tasca tua? E come? Se tieni stretti i soldi come se potessi portarteli nell'altro mondo. I miei soldi li tengo come voglio. Adesso devo scegliere. O eliminare lui o eliminare te. Tu mi hai sempre disprezzato, papà. La scelta non è difficile. Sarebbe di gran lunga la soluzione migliore, infatti. Posso farcela anche da solo. Il presidente ha detto di prenderci cura di te. Lasciaci fare. Passa il treno. Cagliai dentro. Io niente. Ho detto, passa il treno. Ma così, sono pensiero. T'avevo dato un ordine e non hai obbedito. Si vede che ti senti già pronto a prendere il mio posto. Tu credi di poter continuare a dirigere quello che ho costruito in 40 anni, lasciandoti guidare dalla tua imbecille sete di violenza? Quando si sta in alto è il cervello che deve comandare. Soltanto il cervello. E il cervello mi dice che dovrei farti ammazzare subito. Tutto questo per due calci a un figlio di puttana. Il tragico è che tu non capisci. Volevi levargli la voglia di sfidarti, di venire qui, e non ci sei riuscito. Quello è un uomo, che è la cosa più rara oggi, e tu non l'hai capito. E ora mi tocca eliminarlo come si fa col miglior cavallo della scuderia quando si azzoppa. Ormai sa troppe cose di noi. E se ci si mette contro, diventerebbe troppo pericoloso. Hai paura che vuoti il sacco alla polizia? Ma un poliziotto si compra. Chi non si compra è la concorrenza, che si è fatta sempre più dura e spietata. Non posso rischiare di passare agli altri uno dei miei migliori elementi. È per questo che mi toccherà di farlo uccidere, anche se ingiustamente è a mio danno. È scappato. Se lo son lasciato scappare. Sembrava che non si reggesse in piedi. Poi all'improvviso è filato via. Cercatelo. Mettete Milano sotto sopra. Dovete assolutamente trovarlo, in ogni modo. Via! Vedo che la macchina perfetta comincia a perdere colpi. Questa è l'ultima bestialità che ti perdono. D'ora in avanti, il fatto che tu sia mio figlio sarà soltanto un aggravante. Non ti preoccupare, papà. La prossima volta che mi muovo, non potrai più lamentarti. Posso sapere cosa volete ancora da me? Se non si è infilato nel cesso, qui non c'è. Visto che dopo tutto siete a casa mia, vorrei sapere cosa succede. Ma certo, signorina. Succede che stiamo dando la caccia al tuo amichetto. E se viene qui, senti a me, ti consiglio di non cercare di nasconderlo.
Luca. Luca. Mi ha ridotto bene il signorino. Per fortuna che lasci la macchina aperta. Ti porto a casa. No, chiamo un medico. È meglio di no. Sarebbe pericoloso. Se mi beccano è fatta. Dovresti accompagnarmi da un medico mio amico. Abita fuori città. Puoi aiutarmi? Sì. Andiamo. Brutte fratture. Scheggiate, esposte. Non devi muoverle assolutamente. Sai, il gesso lo tiene come può. I tendini però non sembrano lesi gravemente. Forse il recupero non sarà al 100%, ma... Vi hanno già detto che serviranno per chiedere l'elemosina. Le ossa si rattoppano in un modo o nell'altro. Ecco fatto. Ma coi lividi che ti ho trovato sulla pancia, sei fortunato, credimi, a non essere crepato di peritonite. Luca, perché non la finisci con questa vita? Adesso che questa simpatica ragazza mi sembra disposta a starti accanto. Tu eri amico di mio padre. E lo sai che la nostra è una razza partorita su un tavolo verde. Non cambi mai tu. Comunque qui sei al sicuro. Il contadino è amico mio e ti verrà a trovare ogni giorno. In ogni modo, se doveste avere bisogno di me, mandatemi pure a chiamare. Il peggio è passato. Adesso devi solo avere pazienza. Pazienza? Cercherò di averla fino a quando chiuderò la partita con quel porco. No, Luca. Contro quella gente io ho già imparato che non c'è nulla da fare. Ora devo andarmene. Grazie di tutto. Conosco la strada, grazie. Arrivederci. Vieni qui. Se hai voglia di farti accarezzare, Frankenstein è pronto. Appena mi sarà possibile verrò a trovarti. Devo essere prudente per non destare sospetti. E poi... beh, poi si vedrà. Vado a comprarti qualcosa da mangiare, d'accordo? D'accordo. Maria Luisa, perché vuoi continuare a dividere i miei guai? Perché mi permettono di dividere qualcosa con qualcuno. E poi questi tuoi guai, Luca, adesso sono anche i miei. Un'ora. Posso entrare? A che devo tanto onore? Che falsa partenza, ma non importa. E poi non sono qui in visita ufficiale, anzi. Sono qui perché sono un padre sfortunato. Alla lotteria dei cromosomi mi è uscita una scartina. Ho preso un solo biglietto e ho perso. Ma beh, tanto peggio. Per tutti. Dov'è Luca? Non lo so. Fa sentire, ragazzina, se avessi voluto farti parlare per forza, l'avrei fatto venire da me. Se sono venuto qua io, un motivo ci deve essere, non ti pare? Luca, conciato in quel modo, non può essere andato lontano se qualcuno non l'avesse aiutato. Tu l'hai aiutato e hai fatto benissimo. Ma no, io... Ti dirò che avevo deciso di eliminarlo. Naturalmente per me non può più lavorare, né desidero che lavori per nessun altro. Ma forse c'è un'altra soluzione. Apritela. È l'equivalente di 70 milioni. Pago un debito di famiglia. Del resto oggi un buon killer non costa molto meno, per cui non ci rimetto nemmeno. Invece di pagare uno per ammazzare Luca, preferisco darli a voi due. Prendi questi soldi. Prendi Luca e lasciate Milano, lasciate l'Italia, via, 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 via. Dovete sparire, chiaro? E tu devi cambiare mestiere, ragazza mia. E anche Luca deve cambiare mestiere. Del resto qua dentro c'è abbastanza perché due persone intelligenti possano cominciare qualunque cosa. E che non prenda più le carte in mano, se no è fregato. E tu con lui. Ma Corrado potrebbe ugualmente... Finché io vivo la mia parola vale qualcosa. E cercherò di vivere almeno finché mio figlio diventi un uomo. Andiamo. Thank you.
Dove sei stato? A pagare. A pagare perché ho un figlio idiota. Cosa hai intenzione di fare? Un colpo di stato. Papà. Cercavi questa? Tu credi che questo sia il principio? È invece la fine, Corrado. È la tua fine, papà. Ti leverò il trono da sotto il sedere. Ed è fin troppo facile. Il tuo è un trono a rotelle. E allora sbrigati. Avanti, sbrigati. Grosso imbecille. Fallo se hai coraggio. M'hai fatto passare la voglia di vivere. Avanti, sbrigati. Pigliacco imbecille. Fermi dove siete. È stato un increscioso incidente, naturalmente. Temo che in questo periodo ci saranno molti incidenti. Eravate le sue guardie del corpo. E questa è l'ultima volta che lo vedete. Da oggi qui. Comando io. Su, forza. Portami da lui. La pistola e lascia la ragazza, se non vuoi che ti faccia saltare quel poco di cervello che hai nella zucca. Non ci provare. Ho detto getta la pistola. Ora mettiti a pancia sotto sul letto, che ti fa male il pancino. Dai. Ora puoi anche voltarti. Come vedi ero disarmato, ma per fregarti non ci è voluto molto. Sai come si chiama questa poca? Bluff contro il pollo. Ora alzati e chiama l'altra gallina. Digli che mi hai fatto fuori. Dai. E dai. Su, cammina. Svelto. Abbassa le mani. Chiamalo. Vieni su! L'ho sistemato! Dai, vieni su! Sta salendo? Su, da bravo. A nanna. Come prima, a pancia sotto. Però dovevi fare più attenzione. Non sapevo che mi seguissero. È venuto da me il vecchio e mi ha detto che dobbiamo sparire. Per questo ci ha regalato anche un bel mucchio di soldi. Sono giù nella Regent. Su, bello, alza le mani e getta la pistola. Ti ho detto, getta la pistola. Su, bestione. Va anche tu sul letto. La pancia sotto a fargli compagnia. Avanti, più svelto. E adesso fatevi una partita al buio. Visto che dovrai sopportarmi ancora per un po', che ne diresti della Costa Azzurra?
Fra poco siamo in Svizzera e con un'ora di aereo possiamo essere a Nizza. È riuscito a disarmarci e a chiuderci dentro quel maledetto posto. Sei il solito idiota. Ti sei fatto fregare come l'ultimo degli imbecilli. T'avverto che la mia pazienza ha un limite. Sparisci. Via! E allora? Qual è il problema? Le stavo dicendo che il gruppo di Amburgo non accetta la sostituzione. Non accetta? E chi gli ha detto che può accettare o no? Chi sono quelli di Amburgo? Gente decisa e bene organizzata. Devoti a suo padre, ma non a lei. Dovranno accettare anche me. Mi permetto di consigliarle di studiare più attentamente il problema prima di prendere delle decisioni affrettate. D'altra parte ci sono difficoltà anche da Zurigo. C'è un carico di merce pericolosa fermo a Trieste. E allora? Facciamola sbloccare. Vede, solo suo padre sapeva... Basta! Come... Mio padre! Mio padre è morto. E adesso ci sono io al suo posto. Chiaro. Male. Ah, non è niente. Come niente? Guarda qui. No, Luca, è ancora presto. Ma no, posso muoverle. Ieri il dottore quando mi ha visitato mi ha detto, mi raccomando, giovanotto, mi raccomando, mummo. Sì, ma devi promettermi che non tornerai più a giocare. Quello non si è fermato neppure davanti al padre. E continuerà a cercarci. Io voglio che tu resti lontano da quel giro. Altrimenti rischierai di... Forse non potrò più barare, Paul, ma per difendermi vanno benissimo. Per prenderti. Grazie, Luca. Grazie di che? Grazie per avermi dato la forza di ricominciare tutto da capo. Fermi tutti e marinato! Polizia, è inutile che tentate di fuggire. Le uscite sono bloccate. Fermate quelli là in fondo. Fermi, ho detto. Arrestatelo. È lui che dirige la baracca. Tutti quelli che sono venuti qui per giocare se la caveranno lasciando nome e cognome. Anche voi da quella parte, presto. Questo è stato il primo avvertimento. Se lei non vuol sottostare ai patti, io sono in grado di fare piazza pulita della sua organizzazione nel giro di 2 ore e con tutti i crismi della legge. Senti, sbirro, tu credi di intimorirmi, ma io posso farti sbattere in Calabria, a caccia di ladri di pecore nel giro di 2 ore. I suoi santi protettori sono volati in cielo con suo padre. Lui sì che poteva. Ma ahimè, lui è morto in un malaugurato incidente. E lei non ha né il suo prestigio né la sua intelligenza. 5 milioni di tangente al mese, ho detto. O prendere o lasciare. O prendere o lasciare. Si comincia già a vedere, vero? Sì. Non ce la faccio più a non far niente. Ma sei nervoso per lui? Io sono disposta a tenerlo tutto per me. Ma perché ti spaventa tanto diventare padre? Non era il momento migliore per ingrandire la famiglia. Ma se c'è, pazienza. Luke, ma come fai a non essere contento che sia venuto? Lui ci darà la forza per migliorarci. Sono convinta che ci porterà anche fortuna. Non farla tanto lunga. Lo sai che non sono il tipo del padre modello.
Ho detto solo che non era il momento di mettere su famiglia. Ma perché non hai il coraggio di affrontare la vita come tutti gli altri? Non serve altro che volerlo. Luca, ascolta, troverai un lavoro. Un lavoro adatto a te. Qualcosa di pulito, vedrai. Tu lo sai. Non sono mai da assegni familiari. Banco pour monsieur. Changez 20 000, monsieur. Le 17 et le 23 pour madame. 9. Bien maintenant. Et je sens. Qui veut acheter le banco? Banco. Bonjour pour monsieur. Bien battu. 4. Bien battu, monsieur. 5. Monsieur, faites vos jeux, s'il vous plaît. 15-18. 15-18 pour monsieur. Bien, monsieur. 31, noir, impair et passe. Banco. 8. Vous avez perdu, monsieur. Un cheval sur le 12. Vous avez perdu, Sei stato a giocare e hai perso ancora, vero? Sì. Ho giocato e ho perduto. E allora? Eh? Allora? Siamo al verde. Va bene? Sono un delinquente, un fallito. È questo che mi vuoi dire? Che ti disse il vecchio? Che con questi due persone intelligenti potevano cominciare qualunque cosa. Si vede che non siamo abbastanza intelligenti. Avevamo cominciato ad essere veramente felici. Che è la cosa più importante, Luca. Non mi importa niente dei soldi. Ho solo paura che quelli ti ritrovino. Amore mio, tesoro mio, perdonami, ma io non so fare altro. Aiutami. Aiutami tu. Sì. Stammi sempre vicino. Ti prometto che riuscirò a cambiare. Sì, adesso che sei guarito completamente, vedrai che riusciremo a costruire qualcosa di nostro. Sì. Che non ci farà mai abbassare gli occhi davanti a nostro figlio. Devi solo promettermi di non toccare le carte, mai più. E il resto verrà da sé. Anch'io ho cominciato sbagliando tutto. Ma poi con te ho capito che il denaro non serve. Se ti senti sporca dentro, la felicità è un'altra cosa. Ti amo.
Senza rancore. Mettiamo una pietra sui tempi dell'anno. Ti vorrei parlare. Va bene. Andiamo. Si chiama Logan. È un texano. Pieno come un uovo. È uno che ha il gioco nel sangue. Pensa, ha cominciato comprando un cavallo e ora si ritrova una scuderia che vince grana vera negli ippodromi di tutto il mondo. Durante la stagione europea, getta l'ancora del suo yacht nel porto di Monte Carlo e si diverte a giocare la telesina nel salotto della sua barca. Gli avversari gli ritrova un portiere d'albergo. Tutta gente da pelare, perché questo Logan non sa perdere. Glielo devi insegnare tu. Per sedersi a quel tavolo e passare da polli bisogna allungare una stecca di 20 milioni per il portiere. Ma tu, a chiusura, puoi alzarti da quel tavolo con mezzo milione di dollari in tasca. E poi ci sarò io a farti da spalle. Ma le spese chi le sostiene? Con queste mani sono a secco già da un po'. Non ti preoccupare. Ho avuto una stagione fortunata. Tu devi solo pensare a far tornare le tue mani come quelle di un tempo. Disgraziato. Rischiare di compromettere un capitale così. E poi non ci resta che dividere la vincita. 50-50. 50-50. In tutto questo tempo sono stato fermo con le mani, ma ha lavorato il cervello. Ho studiato un nuovo trucchetto. Se avessi le carte che usavo nella bisca a Milano, sarebbe abbastanza facile. Comunque, ti farò sapere se accetto. Qui non è più come ai vecchi tempi, Luca. C'è aria di burrasca. La bisca è stata scoperta e chiusa dalla polizia. E Knight sono riusciti a non farlo chiudere. Ma le cose vanno male. Comunque, tu devi scoprire se dietro la sua comparsa a Nizza e questa strana faccenda c'è la mano di Corrado. Ti richiamo fra una settimana, ok? Ciao. Anche nel nostro campo esiste, come dire, un'etica professionale. Non capisco, signori. L'eliminazione di quel commissario è stato un segno di forza. Lei lo chiami come vuole. Per noi la società è sciolta. Credete di intimorirmi? Non ci provi con noi, Corrado. E se vuole un consiglio, non ci provi più con nessuno. Se ha ancora da salvare qualcosa è la pelle. Si ritiri. Vada in un paese dove ancora si adottano i suoi metodi. Fate presto. La roba deve sparire questa notte. Se gli altri ci beccano, è fatta. Non hai nulla da temere. Ciao. Troverai 300.000 dollari su un conto a tuo nome a Nizza, per le poste e le spese. Io arriverò con Lysander la sera prima della partita. Pensa alla faccia che farà quando gli faremo sputare sangue la sua parte di vincita, eh? Così salderò il conto con quel bastardo, da cui dipendono tutti i miei guai. Le carte morbide che piacciono tanto a Luca. Che ne facciamo di lui? Ha avuto quello che si meritava. Ma tenetelo d'occhio finché la faccenda non è risolta. Thank you.
Da quanto tempo ti alleni? Non è come credi. Sì, giocherò. Ma ti giuro che l'ultima volta sarà la volta buona. Per sistemarci definitivamente. È per lui che lo faccio. Non mi credi? Luca, mi avevi promesso. Sì, lo so. Ma ti giuro che è l'ultima volta. Un 8, un jack, un 7. Un asso. 30,000, 30,000. Io gioco. Ok. Io passo. Anch'io passo. Un roi, un re. Un 8. Due re scoperti contro due assi. Parlano i due assi. 50,000, 50,000 dollari. 100,000. Ok, vero 100,000. Tre re. Due assi e due otto. Hai vinto. I want to change cards now. Se non dispiace, io prendo carte nuove. Questa volta giocare con mie carte. Prego. Un altro mazzo. Questo lo ha già maneggiato qualcuno. Mi sa tanto che quelli prima dell'alba non vengono fuori. Va a telefonare al signor Corrado e digli che non ci sono ancora novità. D'accordo. Due donne scoperte per lei. Progetto di scala d'incastro per me. Tocca a lei parlare. 300,000 dollari, 300,000.
gioco. A questo punto voglio andare fino in fondo. Il piatto è troppo allettante. Una donna, che aggiunta le altre due, fanno tre donne. Un re per me. Tocca... saprei a lei parlare, alle tre donne. Parole. Tutto ciò che ho. 500.000 dollari. Io vedo. Scala bucata. Ho solo due re. Ha vinto. Ho vinto? Sono desolato per lei. Ho cercato il bluff, ma ho perso il treno. Mi dispiace, ma non sono più in grado di continuare. E tu, mio caro, ringrazia l'amico Corrado. Mi dispiace che neanche a lui sia riuscito l'incastro. Se ho perso, l'ho fatto apposta per lui. Comunque, grazie per la posta e per la serata. Buonasera. Bonjour. Qui, no? A presto. Au revoir. Molto strano questo tuo amico. Presto, mi accompagni. Oui, monsieur. Non a porto, per favore. Si accosti alla riva più vicina, poi andrò a nuoto. Pala, Dars, alla plage. Presto, Maria Luisa. Dobbiamo filare. Quella partita era un tranello di Corrado. Presto! Luca, ci stanno inseguendo. Accelera, accelera. Non posso. Ho paura che possa farti male. Accelera, ti dico. Tieniti forte. Sì. Si sono ammazzati tutti. Maria Luisa, ce l'abbiamo fatta. Ma tu... sei ferita? Non è niente. Portami all'ospedale. E pensa al bambino, Luca. Al bambino. Ferma! Ferma! Thank you.
notre oreille d'occupation. Monsieur, monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. Par ici. Abbiamo fatto il possibile, ma il bambino era prematuro e anche nell'incubatrice non ha potuto sopravvivere. E lei? Lei è viva? Sì, lei è viva, ma... Ma? Ha perso troppo sangue e la pallottola ha reso la milza irreparabilmente. Voglio vederla. Accompagnalo. Bene. Perdonami, è tutta colpa mia. L'unica colpa che hai è quella di avermi fermato quella sera per strada. L'unica tua colpa è di avermi voluto bene. Di avermi ridato la voglia di vivere per qualcosa. Il bambino. L'hai visto il bambino? Sì, sì, l'ho visto. È bello, sai? Bello come te. Con gli stessi tuoi occhi. Maschio. Maschio. Come lo volevi tu. Vorrei vederlo prima di... Ti prego, Luca, fammelo vedere. Certo che lo vedrai. Ora non è possibile perché è nell'incubatrice. Tu hai perso molto sangue, perciò sei debole. Ma presto ti riprenderai. Uscirai da qui con lui e ce ne andremo. Dove tu vorrai, lontano da tutto. Questa volta il blef non ti è riuscito. Luca, il bambino avrà solo te. Ma no, tu guarirai. Devi guarire, Maria Luisa. Il bambino avrà pure te. Digli che la sua mamma gli voleva molto bene. Anche se non l'ha potuto conoscere. Tesoro. Tesoro mio. Grazie. Grazie per avermi dato un figlio. Maman, laisse-y tard maintenant. Maman!